Facciamo un ulteriore esempio di aggiustamento normali. Questa è una scena molto carina che però ha le normali sbagliate. Come facciamo a sapere che le normali sono sbagliate? Andiamo in face qua. Aspettate che mettiamo ancora le screencast keys. Ok, così vedete i miei tasti. Left mouse lì, vedete. Andiamo quindi qua sul overlays che voi trovate in alto normalmente su Blender 2.8, ma se il progetto viene da 2.7 ve lo trovate in basso. Fate il face orientation e vedete che abbiamo un lupo sbagliato. Allora, lupo sbagliato lo selezioniamo e tab per andare in edit mode, alt n e poi facciamo invio e aggiustiamo il lupo. E poi abbiamo questi fiori. Ora, questi fiori in realtà il problema è dovuto al fatto che se li andiamo a vedere, praticamente sono formati da una faccia blu e una faccia rossa. Quindi in questo caso non è che ci sono state sbagliate a creare, ma che un oggetto del genere va creato sempre con due facce, una verso l'alto e una verso il basso, perché le facce vengono sempre renderizzate solo da una direzione. Questo è un problema di tutti i videogame. Allora, per aggiustarlo dobbiamo prendere questo fiore e andare a vedere come è fatto. Vedete che in realtà è fatto da un cubo centrale che è a posto e dai petali laterali che invece non lo sono. Allora, la cosa interessante in questo caso è dividere le cose buone dalle cose sbagliate. Il cubo è a posto, quindi conviene andare, mentre si è in edit mode, sul cubo, facciamo L, vedete che mi seleziona soltanto il cubo, e poi fare P e lo selezionate e lo separate dal resto del fiore. A questo punto avete il fiore qua, che è questo, quindi se selezionate vedete che seleziona solo i petali, e questi petali devono essere raddoppiati. Allora, il modo più semplice per raddoppiare i petali è quello di aggiungere. Qui siamo in Object Mode e andiamo qui e aggiungiamo modificatore Solidify. Okay. A questo punto il petalo è a posto. Stesso ragionamento dobbiamo farlo per gli altri, quindi andiamo L, separiamo, poi selezioniamo solo i petali e aggiungiamo il Solidify. A posto questo. Selezioniamo questo ulteriore, questo qua, questo, Edit Mode, L per selezionare il cubo, no, questo qui abbiamo fatto, quindi facciamo P soltanto, dopodiché selezioniamo soltanto i petali nuovamente e facciamo Solidify. Ok. Allora, avendo fatto Solidify, adesso è tutto a posto. Le altre cose che vedete si risolvono col metodo che ho fatto vedere ieri pomeriggio. Ricordate sempre che se avete una situazione di questo genere dovete sempre trovare i pezzi che sono da raddoppiare, quindi sono dei piani, quindi che hanno una sola faccia, e risolvere quelli.